proprio lì, devi stare lì. La palestra non è un riposo quello che cerco, magari una pausa, quella sì. Me lo ripeto tutti gli anni, soprattutto quando il caldo diventa così opprimente che neanche le pale che mi girano allevia. Allora aspetto agosto, come tanti, per avere questa agognata pausa. Poi però, appena sono in pausa, mi deprimo e vado in meno pausa, sterile, non produttiva, vuota. E mi prende il panico. Gli uccelletti bussano col becco ai vetri, ma io non so aprirli. Qualche insetto sconsolato precipita dal soffitto e si schianta a terra. Meglio morto che non raccolto imbavagliato in un fazzoletto di carta. Il silenzio diventa pericoloso perché accentua ogni piccolo rumore. Il treno che passa scandisce un tempo vuoto che si dilata. Le auto sono rari ronzii diurni, la porta d'entrata non cigola e io mi ammalo. Soffro di malinconia, che è un mal sottile, decisamente asintomatico, che si manifesta solo quando ormai è devastante, quando ha riempito ogni interstizio, quando è così denso da diventare panico e da indurre angosciosi interrogativi estremi. Tornerà? Riprenderà il suo lavoro? E se mi avesse abbandonata? E se avesse deciso che è stufa di me e del suo frequentarmi? Io ho imparato che agli uomini e alle donne piace, a volte, parlare del passato, raccontarsi di com'erano, narrarsi pezzi della loro vita quotidiana, anche se non sono successi dei fatti eclatanti. Allora mi concentro e provo anch'io a raccontarmi cos'è che mi manca, di che cosa ho bisogno. Risposta. Ho bisogno di sentirla arrivare ogni santo giorno della settimana, a volte anche la domenica mattina quando organizza degli incontri straordinari. Ho bisogno della sua falcata decisa quando entra e mi percorre fino alla console e sistema i suoi oggetti. A volte un termos, sempre il telefono, i fazzoletti di carta e i CD che scandiscono, accompagnano, ritmano la sua voce. Mi serve il suo tocco climatico, aprire o meno le finestre, accendere o rinunciare al riscaldamento, muovere l'aria o decidere che va bene così. Spesso mi saluta in modo assolutamente esclusivo, mi percorre più volte in tondo, in diagonale, a zigzag. So che le serve per svegliarsi, per prendere contatto col suo corpo e intanto dà una bella scossa anche a me, mi allerta i sensi, mi ricorda le mie dimensioni, ne determina anche i limiti, così non mi monto la testa. Mi mancano gli acciaccati del primo mattino, quelle persone che hanno disturbi esclusivi, momentanei, straordinari o fulminanti e che quindi hanno bisogno del suo aiuto personalizzato, indirizzato, altamente specializzato. Entrano un po' storti, almeno nell'umore, e vanno via dritti, col sorriso. Alcuni hanno risolto il loro guaio, altri spostano sempre un poco più avanti il traguardo del benessere completo, perché non è solo il corpo che ha bisogno di una raddrizzatina e un appuntamento successivo aiuta a sentirsi coccolati. Ma soprattutto mi mancano i variopinti gruppi che a ore stabilite e ricorrenti nella giornata e nella settimana mi invadono completamente. Quelle che preferisco in assoluto sono le ore di Pilates. Ma che divertimento! Piccole truppe quasi esclusivamente femminili entrano vociando, segnano a turno la lezione sulla tessera e poi si dispongono nel mio spazio. Solo a volte lei li deve chiamare ai posti di combattimento, ma è quasi sempre superfluo. Vengono qui per faticare e si offrono
volontariamente al sacrificio, pagano persino e volentieri per mettersi alla prova. Se potessi chiudere gli occhi, io saprei comunque come si dispongono. Alcune hanno dei posti fissi che mantengono con assoluta caparbietà anche a costo di spalmarsi sullo specchio antistante. Talune si sistemano sempre dietro, quasi volessero stare lontano dai suoi occhi, a cui nessun muscolo leggermente disimpegnato sfugge. Altre guadagnano diligentemente il centro o l'ala destra o sinistra, a seconda dell'abitudine, dei difetti visivi o dei disturbi dell'udito. C'è persino chi è disponibile ad occupare qualunque posto libero e anche a cambiarlo di proposito proprio per assaggiare la propria indifferenza al luogo, quasi una sfida d'essere sempre se stessi. Lei lascia fare, se mai constata consolidate abitudini o coraggiosi cambiamenti. Se è in vena di coccole preventive, avvisa sorridendo che tanto a lei non sfugge niente, anche se ci si mette dietro, lontane dalla sua postazione che è fissa, come quella di qualunque astro. Questa affettuosa minaccia di essere sempre sotto l'occhio della maestra è una frase che magari a qualcuno ricorda la scuola, perlomeno quella di una volta, in cui la necessità di un impegno da parte degli alunni era elemento integrante del modello educativo. Quelle a cui io assisto sono lezioni la cui pedagogia si fonda sul sorriso, sulle indicazioni sempre precise, numerate, scandite, mostrate. Gli ordini sono porti con la musica, scelta rinnovata, variata, diversa nel ritmo se lavorano in piedi o a terra, ma soprattutto, dentro le mie quattro pareti, nessuna valutazione, nessun giudizio, nessun esame da sostenere, né promossi, né bocciati, né ripetenti. Ciascuno percorre il suo pezzetto di strada, srotola la sua goffaggine, stende finalmente le ginocchia fino in fondo, o almeno ci prova, arriva con le mani per terra piatte o se non altro lo immagina, si mantiene in equilibrio come un fenicottero a riposo, prima su una gamba, poi sull'altra, guardando un punto fisso davanti a sé. Lei, indomita, scandisce i secondi della sospensione che sono eterni come un'era geologica. Poi tutti a terra, a scovare con metodo qualche muscolo non ancora sollecitato, qualche legamento tuttora intorpidito, qualche torsione improbabile. A volte, per rendere meno atroci alcune richieste o per fornire un ulteriore scopo a cotanto sforzo, lei le associa amabilmente a gesti quotidiani che altrimenti risulterebbero impossibili, come strappare l'erba senza subire il colpo della strega, sollevare le casse dell'acqua minerale come farebbero palestrati quanto introvabili e servizievoli garzoni, o scendere le scale domando i gradini e non subendone le insidie. In fondo io sono una palestra, cioè uno spazio in cui si vengono a fare per finta dei movimenti che poi fuori avranno il loro puntuale momento di gloria al servizio del vivere. Eppure sono giunta alla conclusione che non è solo per allenare il corpo che le pilatanti vengono qui. È un bel esercizio vedere una maestra che ha fatto del garbato rigore il suo metodo, dell'affettuosa disciplina la sua regola, della ricerca continua del miglioramento la sua consuetudine. Lei non molla mai. E a fine giornata, quando se ne va con un passo fermo che non tradisce apparente stanchezza, sa ancora sorridere. Io spesso l'ho sentita dire che lei prende energia da tutti coloro a cui insegna a conoscere il proprio corpo. Io non vi farò dimagrire, vi cambierò forma, enuncia. Forse non aveva messo in conto che avrebbe cambiato anche la forma mentis di alcuni suoi alunni. Così anch'io traggo beneficio da tutta l'energia di scambio che circola fra i miei muri, che si aggrappa alle sbarre, che resta impigliata nei tappetini ammucchiati. Quando le luci si spengono, quando sento che chiude a chiave la porta d'uscita, allora lo sguardo morbido delle donne del Mali raffigurate sulle pareti si incrocia col mio e ci scambiamo segni di intesa. Anche oggi abbiamo assistito a uno dei modi possibili in cui si può intendere la vita,
Uno scambio di energia, l'affettuoso rigore nel proporre quelli che sono solo apparentemente esercizi, la voglia di dare sempre il massimo, la necessità di migliorarsi continuamente, di imparare, di non ripetersi, di non instaurare una routine, di non essere banali né sciatte. Chapeau. La notte mi serve per far sedimentare tante parole ascoltate e per prepararmi all'indomani. L'unico momento in cui davvero mi rammarico di essere fabbricata di muro è quando non posso fare come le iscritte al Pilates a cui lei dice: alzate le braccia non come vittime, ma come guerriere. Questo 15 agosto 2019 lei ha compiuto un numero rispettabile di anni. Come vorrei essere capace di farle gli auguri e di dirle a pieni polmoni: tanti auguri, mia bionda olandese, tenace maestra dallo stile cortese. Spero che la salute ti accompagni e che assecondi tutti i tuoi bisogni. Ti auguro di sentire sempre intorno l'affetto duraturo, notte e giorno, di tutti coloro con cui hai a che fare, in Italia, in Europa, ma anche oltre il mare. Ti ringrazio per quello che mi hai dato, mentre vorrei gridarti a perdifiato, ti auguro mille di questi giorni, pieni di serenità dai miei contorni. Ma perdonami, io non ho fiato, sono maldestra, sono soltanto la tua affezionatissima palestra.